Presidente Acquaroli firma il decreto di nomina dei tre nuovi assessori, Antonini, Biondi e Brandoni, entrano in giunta. Alluvione esteso al maceratese, lo stato di emergenza. A Cantiano consegnati i lavori per ricollegare la frazione di Pian di Balbano, isolata per il crollo di un ponte. Ripartono a Fano i lavori di asfaltatura con un nuovo piano da 1,5 milioni di euro per 5 km di strade. I lavori si concluderanno entro il mese di dicembre. I genitori imbiancano la rotatoria e i piccoli alunni la colorano. Nel quartiere di Sant'Orso il progetto di Fano Città dei Bambini e della scuola primaria Montesi. Domenica la grande maratona delle band che daranno vita ad un concerto di beneficenza per i comuni colpiti dall'alluvione, con il cuore nel fango, tutti uniti nel segno della solidarietà. Un cordiale saluto cari telespettatori di Fano TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale di Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV. Lo avete sentito dai titoli, ieri sera il governatore Acquaroli ha firmato il decreto per la nomina dei componenti di giunta che sostituiranno i precedenti neoeletti in Parlamento. Entreranno a far parte dell'esecutivo regionale Goffredo Brandoni, Chiara Biondi e Andrea Maria Antonini. Sentiamo. Francesco Acquaroli ha sciolto le riserve. Dopo le dimissioni degli assessori regionali uscenti Mirko Carloni, Guido Castelli e Giorgia Lattini, eletti in Parlamento il 25 settembre scorso, il presidente della Regione Marche ha provveduto alla firma del decreto di nomina dei tre assessori che entrano a far parte dell'esecutivo. I nuovi componenti della giunta sono Goffredo Brandoni di Fratelli d'Italia, Andrea Maria Antonini e Chiara Biondi della Lega. Al primo andranno le deleghe al bilancio, alle finanze, al demanio, ai trasporti e alle politiche comunitarie. Ad Antonini invece vanno lo sviluppo economico, industria, artigianato, commercio, fiere e mercati, agricoltura, alimentazione, fonti rinnovabili, cooperazione, interazione allo sviluppo, marchigiani del mondo, caccia e pesca sportiva. Infine, a Chiara Biondi sono state assegnate le deleghe alla valorizzazione dei beni culturali, ai musei, alle biblioteche, spettacoli ed eventi, istruzione, sport, piste ciclabili, politiche giovanili e volontariato, pari opportunità e partecipazione. Restano invariate invece le deleghe degli assessori in carica. Le funzioni di vicepresidente sono state assegnate all'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, mentre il governatore terrà per sé la delega alla ricostruzione. Si tratta di una scelta in continuità con la linea tenuta precedentemente, ha scritto Acquaroli su Facebook, e cioè di dare spazio a profili di comprovata esperienza amministrativa che possono fin da subito mettersi a disposizione dei marchigiani. Voglio anche chiarire, ha aggiunto il presidente, che la scelta caduta su Brandoni è stata il frutto di una riflessione volta a evitare ogni strumentalizzazione possibile sul dramma dell'alluvione che purtroppo avrebbe avuto delle ripercussioni sia sul dibattito che sul clima intorno ad una vicenda che impone la massima responsabilità e il rispetto di tutti. Acquaroli infine ha ringraziato il consigliere capogruppo di Fratelli d'Italia Carlo Ciccioli, travolto dalle critiche dopo le parole sulle vittime dell'alluvione. Ciccioli, si legge ancora nel post, mi ha affidato la valutazione sulla scelta da fare. Lo ringrazio per la comprensione e per la maturità dimostrata con questo comportamento. E il Consiglio dei Ministri questa mattina ha esteso lo stato di emergenza per l'alluvione che ha colpito le Marche nelle zone maceratesi interessate dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 15 di settembre. La richiesta era stata inoltrata alla Protezione Civile Nazionale dal presidente Francesco Acquaroli, commissario per l'alluvione. L'estensione riguarda i comuni che ricadono nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona. Sono stati stanziati ulteriori 1,1 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali per far fronte ai primi interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione, nonché di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture.
e parte la prima opera di ripristino post alluvione nelle Marche. In mattinata ANAS ha consegnato all'impresa esecutrice il cantiere dei lavori di realizzazione di un guado provvisorio per ripristinare il collegamento della frazione Pian di Balbano nel comune di Cantiano, interrotto a causa del crollo di un ponte lungo la strada comunale di Balbano. L'intervento, del valore complessivo di circa 190.000 euro, è il primo ad essere avviato da ANAS in qualità di soggetto attuatore del commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione. Il completamento dei lavori, i cui tempi di esecuzione sono legati all'approvvigionamento dei materiali necessari, è stimato entro il mese di novembre. Al contempo è in fase di progettazione il nuovo ponte definitivo nell'ambito del piano di ripristino della viabilità. E ora parliamo di un tema molto caro ai fanesi, perché ripartono i lavori di asfaltatura. Sentiamo i particolari nel servizio di Simona Zonghetti. Dalla periferia alla zona industriale fino alla città, dopo uno stop causato da una necessaria revisione dei prezzi, ripartono i lavori di asfaltatura nel comune di Fano. Lo hanno annunciato il sindaco Massimo Seri e l'assessore Barbara Brunori, che hanno fatto il punto sugli interventi eseguiti dal mese di giugno, su quelli in corso e sui lavori in programma, per un totale di 5 milioni e mezzo di euro. Nel primo appalto, da circa 4 milioni di euro, rientrano 30 chilometri di strade già asfaltate, come a Sant'Orso, Cucurano, Montegiove, Carignano, Gimarre e Ponte Sasso. Rimangono la strada comunale Cacciafame, le vie Toniolo, Mede Vampa, via Roma e via Einaudi, sia nel tratto che va dalla seconda rotatoria del Fano Center al distributore di carburante, sia nella via del Brico Center e nei relativi parcheggi. Sono in corso invece le asfaltature in queste vie, nel quartiere di Sant'Orso, ad opera di ASET S.p.A., mentre un altro appalto da 1,5 milioni verrà portato a termine entro il mese di dicembre, tempo permettendo. Nell'elenco rientrano 15 strade, tra cui via della Paleotta, via Fanella, via della Giustizia e un tratto di via Papiria. Alcune volte dicono fate solo le zone centrali, no, abbiamo fatto molto le zone periferiche, molti interventi a Sant'Orso, nuovi interventi anche di ASET dove ha fatto interventi di sottoservizi, a queste se ne aggiungono altre 1,5 milioni. Poi vorrei sottolineare un altro aspetto, il lavoro serio che noi facciamo. Intanto cerchiamo di utilizzare anche materiale riciclato di qualità certificato. Facciamo un lavoro nel sottofondo che ha un costo maggiore, quindi alcune volte facciamo lunghezze minore per avere una maggior durata. E poi vorrei ricordare che noi facciamo anche controlli ante del materiale e post con carotaggi sul lavoro fatto, perché se non si rispettano i nostri parametri e le indicazioni date vengono anche rifatte. Ricordo che nel 2016 ci furono episodi di questo tipo, però oggi devo dire sotto questo aspetto abbiamo un ritorno positivo. Quindi un intervento importante che non sarà risolutivo, questo lo voglio sottolineare, perché ci stiamo già preparando per altri lotti di intervento. E un incidente si è verificato questa mattina intorno alle ore 10.30 a Fano. Un fanese di 85 anni era a bordo di una Peugeot e stava percorrendo via Gabrielli quando, giunto in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, ha visto una sessantenne in bici ferma sul margine della strada. Quando la donna ha iniziato l'attraversamento, l'auto l'ha urtata. Sul posto il 118, che ha trasportato la sessantenne all'ospedale Santa Croce, e la polizia locale per i rilievi di legge. Non è chiaro se la donna fosse o meno in sella alla bicicletta. E ora ci spostiamo nel quartiere di Sant'Orso, dove un gruppo di genitori ha imbiancato una rotatoria che domani verrà colorata dai bambini della scuola primaria Filippo Montesi. Piero, siete qui a verniciare la rotonda davanti alla scuola elementare. Da dove è nata questa iniziativa? Ma è nata da un progetto molto ampio che va avanti da anni, quello del quartiere a misura di bambino. Dopo, come per tante altre cose, la nostra associazione, cominciata dagli anni passati col nome di Comitato Genitori di Sant'Orso, adesso noi di Sant'Orso, è stata interpellata per collaborare un attimo per creare questo fondo dove poi i bambini
i prossimi giorni, praticamente domani, dopodomani, si adopereranno per colorarlo, disegnarlo, insomma è una bella iniziativa e come tante altre che abbiamo fatto ci ha fatto solo che piacere esserne partecipi. Quando avverrà poi l'inaugurazione? Ma l'inaugurazione sarà i prossimi giorni, dovrebbe essere sabato, e sperando anche che il tempo sia favorevole, ma poi ci saranno tante altre iniziative, si va a scuola da soli. No, qui a Sant'Orso per i bambini non ci facciamo mancare niente, modestamente. Una collaborazione tra la scuola e il comune che va avanti da diverso tempo. Esattamente, noi stiamo parlando adesso di un progetto, di un importante progetto dell'amministrazione comunale in collaborazione con il Circolo Sant'Orso, con la Fano, Città dei Bambini, naturalmente da parte delle progettualità, delle iniziative del comune e anche con le associazioni dei genitori. Infatti i genitori li vedete già qua, che sono all'opera per un evento che ci sarà domani pomeriggio. Domani pomeriggio, dopo pranzo, i bambini saranno qui con genitori, insegnanti, l'amministrazione a lavorare su questa piattaforma sulla quale appunto i genitori stanno dando una base e che hanno già progettato. E tra le tante finalità è sicuramente l'autonomia, il senso di responsabilità, di consapevolezza, insomma, e di cura di quello che è un ambiente di apprendimento non solo all'interno ma anche all'esterno della scuola. Questo è sicuramente un grande traguardo per noi. Proseguono le manifestazioni di protesta contro la barbara uccisione di Mahsa Amini, la giovane iraniana arrestata e uccisa a Teheran per non aver indossato correttamente il velo. Sabato 22 ottobre alle 10.30 alcuni sindacati, assieme alle tre confederazioni provinciali e all'associazione Impronte Femminili, organizzano un flash mob di fronte alla Mediateca Montanari in piazza Amiani per esprimere sostegno e solidarietà alle donne iraniane a supporto di un impegno condiviso per l'affermazione della democrazia, dei diritti civili, sociali, economici e culturali. Sempre a proposito di manifestazioni, nel pomeriggio si svolgerà la Camminata della Pace con partenza al Pincio di Fano alle ore 17.30 e arrivo in piazza 20 settembre. E c'è grande attesa per la maratona concerto di beneficenza per i comuni colpiti dall'alluvione. Domenica, oltre 50 cantanti e musicisti del territorio si alterneranno nei due palchi allestiti alla Rocca Malatestiana. La musica che unisce, che crea spettacolo, mobilitazione e soprattutto solidarietà sarà una vera maratona, quella che andrà in scena alla Rocca Malatestiana di Fano con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare ai 5 comuni della provincia pesarese colpiti dall'alluvione del 15 settembre scorso: Cantiano, Frontone, Cagli, Serra Sant'Abbondio e Pergola. Intitolato Con il cuore nel fango, l'evento si svolgerà domenica 23 ottobre dalle 14.30 alla mezzanotte. Il biglietto, dal costo di 10 euro, potrà essere acquistato sia sul posto che in prevendita alla biglietteria della Rocca, al botteghino del teatro, all'ufficio turismo e in alcuni punti vendita dell'entroterra. Con il biglietto verrà rilasciato anche un braccialetto per accedere all'imponente fortezza, che ha una capienza di 800 persone. Inoltre sarà possibile fare una donazione tramite IBAN. I protagonisti invece saranno le oltre 50 band e gli artisti del territorio che si alterneranno dal DJ set di Benvenuto fino a tarda sera. Intorno alle ore 20 però spazio alle testimonianze, come quella di un musicista delle zone alluvionate rimasto senza strumenti. Saranno presenti anche le associazioni che si sono adoperate durante l'emergenza e le bande cittadine di Fano e Cantiano che suoneranno l'inno nazionale. L'evento è patrocinato dal comune di Fano. Ma ti hai detto un evento senza precedenti per il nostro territorio? Lo confermo, perché in realtà io credo che così tante band e ospiti musicali tutti insieme del territorio non sia mai successo, almeno a memoria mia. E poi anche perché, sempre a memoria mia, per la prima volta c'è questo forte legame costa-entroterra, quindi Fano che si mette a disposizione per accogliere i musicisti dell'entroterra insieme con i ragazzi fanesi, quindi ci sono tanti bei messaggi dietro questa iniziativa. Come gestirete questi mini concerti?
E allora, questa è la domanda del giorno, però cercheremo di farlo attraverso un meccanismo che è quello della maratona, maratona concerto, un termine che abbiamo inventato e clonato per l'occasione. Saranno due palchi che si alterneranno e su questi palchi le band avranno dei set da 15 minuti, quindi mentre una band suona su un palco 15 minuti, l'altra si prepara sull'altro palco sempre nei stessi 15 minuti per avere poi il suo spazio. Invece nei giardini della Rocca saranno presenti due food truck che partecipano alla causa benefica devolvendo l'intero incasso. Quando Mattia mi ha chiamato per partecipare a questa cosa, io mi sono proposto, ho detto: Tia, se vuoi che ti aiuti a chiamare, a coinvolgere, ci sentiamo a giorni, ma nel giro di 48 ore già la città aveva risposto alla parte musicale, ma in questi giorni stiamo vedendo che anche proprio i cittadini, tante persone stanno rispondendo, quindi speriamo assolutamente che la Rocca sarà colma di gente, tutti con il cuore nel fango, ma anche il cuore, non vorrei essere volgare, nel portafoglio, perché dobbiamo anche aiutare, perché queste cose sono belle da vivere in un momento difficile, sono belle da vivere a pieno, non risparmiamoci, ecco. Sindaco, comunità, personaggi, artisti, tutti uniti nel segno della solidarietà. Questa è una bella cosa, perché è un'iniziativa di tutti, è un'iniziativa di un territorio esteso, non è una festa, è un evento che organizza Fano. Lo si organizza Fano, ma tutti si sentono partecipi. Tanti giovani musicisti, che è un'occasione di vetrina, quindi è anche un momento di incontro, ma soprattutto è anche un'occasione che con la nostra presenza e il nostro piccolo gesto diamo anche un contributo concreto per aiutare chi è stato colpito dall'alluvione. E dalla musica passiamo all'arte e alla fotografia, con due mostre che verranno allestite a Fano, e ce ne parla di più il presidente Marcello Sparaventi. Anche quest'anno torna l'evento espositivo dedicato alla storia della fotografia italiana. Quali e quando sono gli appuntamenti in programma? Sì, sabato 22 ottobre alle 17 iniziamo con un convegno dove sono ospiti e quindi parleranno al pubblico il professor Franco Fiorucci e il professor Claudio Cesarini, che sono due artisti e storici dell'arte. Interverranno sull'argomento che ha a che fare dove l'arte, diciamo, si contamina con la fotografia e viceversa. Grazie a un'idea e a un ritrovamento di Paolo Talevi, dove abbiamo trovato proprio al mercatino dell'antiquariato delle immagini dello studio Paci di Fossombrone, in una busta dove c'era anche un'indicazione della scuola di pittura del professor Fiorucci. Quindi questo ritrovamento ci ha fatto capire che gli allievi del professor Fiorucci prendevano a pretesto queste immagini come spunto per creare dei soggetti pittorici. Quindi questo evento espositivo mette in relazione l'arte e la fotografia. Poi al termine, alle 19, saremo in Piazza Miani, dove abbiamo la galleria a cielo aperto, l'unica che c'è a Fano, a Centrale Edicola, dove inaugureremo la mostra di Domenico Giannantonio, dove ci sono dei ritratti di illustri personaggi della cultura italiana. Ci può fare qualche esempio? Sì, allora abbiamo la fotografa Letizia Battaglia, recentemente scomparsa, che è stata fotografata da Giannantonio nel 2018. Poi abbiamo Gianni Celati ed Henry De Luca nelle vetrine del Caffè Centrale. E all'interno del Caffè Centrale ci sono personaggi davvero curiosi che vi invito ad osservare, compreso il nostro Presidente della Repubblica. Ed è tutto per questa edizione, l'appuntamento è per domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa Occhio ai giornali. Buon proseguimento di serata, arrivederci.